Il nuovo rettore del santuario diocesano Maria Santissima dei Miracoli di Mussolata, Don Leonardo Mancuso. Io ho la mia età ormai, non sono un ragazzo e ho svolto già il ministero in diverse comunità della diocesi. Quando il vescovo mi ha significato di poter venire qui alla Madonna, in un certo senso sono stato contento perché dico, sotto il manto della Madonna, certamente tante cose matureranno, tante cose ritorneranno all'origine, a quello che è il senso fiduciale, soprattutto nei confronti della madre. Poi ecco, so che la comunità di Mussomelo è molto forte in quello che è non soltanto la devozione alla Vergine, ma anche un forte sentimento religioso. E non penso, in un certo senso, di smettere tante cose, anzi, nella continuità di operare perché sempre di più il solco della fede e in un certo senso recepisca quello che è il seme della parola di Dio e della presenza del suo mistero, confermato dalla testimonianza della Vergine e di San Giovanni Battista, il quale è morto anche lui per il Signore. Io sono stato precedentemente in due comunità che hanno come patrono un santo martire, San Prospero a Marianopoli, e poi Santo Stefano a San Gataldo. Pensavo di avere adesso soltanto la Madonna, invece mi sono accorto che ho ancora un altro martire, che è San Giovanni Battista, anche se in un certo senso la sua caratteristica non è soltanto quella del martirio, ma quello di rendere presente il ministero della Chiesa che è nell'annunziare il Signore presente nel mondo. E penso che tutta quanta la comunità debba muoversi in questo senso proprio per incarnare quella che è la richiesta del Signore di annunziarlo a tutte le genti. E so che Padre Ignazio ha lavorato ed efficacemente sia nel santuario che nella parrocchia San Giovanni. E spero di poter continuare nelle linee, maturando anche quello che è il frutto già raccolto e che potrà in un certo senso esperire una realtà ancora più ricca e più profonda. Un saluto ai mussomelesi e non solo ai mussomelesi sparsi nel mondo che in questo momento la stanno vedendo attraverso, ecco, il fatto del vallone, il fatto nisseno. Il suo saluto dal rettore del santuario di Maria Santissima dei Miracoli e da parroco della chiesa di San Giovanni Battista. Ho capito innanzitutto una cosa importante e fondamentale, che i mussomolesi hanno succhiato la devozione alla Vergine con il latte materno, tant'è che anche quando non dovessero essere eccessivamente conseguenti nella fede, l'incontro con la Madonna resta fondamentale. E ricordo un episodio, visto che la vita pastorale nel passato qui aveva una presenza molto efficace di un pastore che non sapeva pregare, ma ogni mattina uscendo con le sue pecore, con il bastone, dava un colpo a un'edicoletta della Madonna dicendo soltanto: Maria, Maria, ricordati di mia. Ecco, penso che la devozione alla Vergine ci salvi da tante defaillance e ci riconduca al Signore. Per questo, dicevo ieri, Lui ce l'ha consegnata ai piedi della croce, perché vuole vedere sua mamma dentro ciascuno di noi. E dato che i mussomolesi hanno questa particolarissima devozione alla Madonna, ecco, penso che realmente il Signore possa e debba trovare in ogni mussomolese questa presenza che egli ama più di ogni altra e attraverso la quale egli dà un aggancio di salvezza a tutti.